Professoressa Ricciardella, oggi all'Istituto Sandro Pertini porte aperte per raccontare quella che è l'offerta formativa, tante attività soprattutto laboratoriali. Ha detto bene lei, attività laboratoriali, perché diciamo che il nostro istituto è caratterizzato dalla didattica laboratoriale. Abbiamo molti laboratori che sono attivi e funzionanti quotidianamente. Infatti adesso ci troviamo nel laboratorio di igiene e scienze applicate, dove noi cerchiamo di mettere in pratica ciò che gli studenti apprendono a livello, tra virgolette, teorico. E penso che questo tipo di didattica, che però non è l'unica che noi diciamo affrontiamo nel nostro istituto, penso che questo tipo di didattica dia una marcia in più agli studenti, poiché vedere e toccare con mano, proprio nel making, diciamo a livello di fab lab e making, i ragazzi penso che acquisiscano maggiori competenze. Quest'anno anche un'importante novità, la convenzione con l'Università degli Studi del Molise. In questo caso di che cosa si tratta? Diciamo che è un progetto sperimentale che partirà quest'anno con l'Unimol di Campobasso e impegnerà il Dipartimento di Ingegneria Medica. E l'Università ci sta dando una grande opportunità, sta dando una grande opportunità agli studenti, perché al di là dell'orientamento post-diploma, questo tipo di connubio, diciamo scuola superiore, istituto Pertini, indirizzo biotecnologie sanitarie ed università, fornirà, noi ci auguriamo veramente di vero cuore, anche perché gli studenti hanno queste competenze, fornirà loro opportunità di lavoro, perché come ben sappiamo nel Molise, nella nostra regione, c'è necessità di personale medico-sanitario e l'Unimol ci dà questa possibilità di orientare già i nostri studenti verso questa facoltà, che è sicuramente nuova e in Italia, perché ce ne sono solamente tre, e nella nostra piccola regione. Ecco, personale altamente qualificato, tanto studio, tanta ricerca, tanta tecnologia, perché poi è questa la prospettiva del futuro. Certamente, ormai diciamo la vita dell'uomo nell'ambiente è legata alla tecnologia, alta tecnologia, stiamo parlando di nanomedicina, stiamo parlando di robotica, quindi veramente una modalità di lavoro e anche di apprendimento di alto livello e io direi anche futuristica. Ecco, a questo proposito il Pertini protagonista di futura tecnologia che guarda al futuro, le nuove generazioni che guardano al futuro diventano protagoniste. Sì, diciamo che noi siamo stati impegnati per 3 giorni, 22, 23, 24 novembre, in questa kermesse, diciamo così, Futura Campobasso, che è stato un progetto del MIUR che ha portato 24 scuole in tutta l'Italia a cimentarsi con delle sfide a cui i ragazzi hanno partecipato, ma sfide propositive. Con l'ausilio di tecnologia. Quindi è stata veramente una bella esperienza, gli studenti si sono impegnati e nello stesso tempo divertiti e noi abbiamo avuto anche una controprova dal punto di vista del territorio, anche perché hanno partecipato a tutte le scuole del Molise, non solo, e questa futura
ha interessato varie aree, ecco il piano, della scuola piano nazionale della scuola digitale, i vari hackathon, Civic Hack, hackathon nazionale, sono venuti circa, hanno partecipato 80 studenti provenienti da tutte le scuole d'Italia, da alcune scuole d'Italia, 20 istituti e 16 regioni, stiamo parlando dell'hackathon nazionale. Quindi veramente è stato sì un grande impegno, però ben riuscito, direi, per il nostro istituto e diciamo per il nostro territorio. Una scuola che pone al centro di tutto gli studenti, i ragazzi, li prende per mano, li accompagna, a questo punto possiamo dire, verso il futuro. Certo, questo è la nostra mission, cioè il nostro obiettivo, rendere protagonisti giovani e cercare di proiettarli nel futuro al meglio utilizzando la tecnologia. Alessia, studentessa del primo anno dell'Istituto Biotecnologico, oggi Open Day, attività laboratoriali, siamo nel laboratorio di chimica. In che attività sei impegnata? Allora, adesso vi faremo vedere la trasformazione dell'acqua in vino. Allora, prima di tutto dobbiamo prendere delle goccioline, dopodiché aggiungiamo un po' di questo e vedremo che la soluzione rimane incolore. Dopo aggiungeremo un po' di questo e vedremo che il colore inizierà a cambiare. Per questo abbiamo trasformato l'acqua in vino. Però diciamo ci sono delle persone a cui il vino non piace, per questo lo riportiamo ad acqua. Tanta pratica in questa scuola, come mai questa scelta e che cosa ti dà appunto questa attività laboratoriale che ti mette in condizione di imparare sul campo? Allora, io ho fatto questa scelta perché a me le materie scientifiche mi piacciono molto e mi piace molto il fatto che in questa scuola ci sono molte ore di laboratorio apposta, proprio per, oltre alla teoria, metterci in gioco anche con la pratica. Per questo di imparare comunque a fare cose nuove, e in modo tale che magari un giorno nel mondo del lavoro, siccome a me piacciono appunto molto le materie scientifiche, se riuscirò a trovare un lavoro in questo campo, magari saprò fare di più. Ecco, studentessa del primo anno, in una prospettiva futura che cosa ti piacerebbe fare poi dopo la scuola? Allora, questo ancora non lo so perché c'ho le idee ancora abbastanza confuse, però penso qualcosa comunque attinente a medicina, diciamo in questo campo. Emanuele, anche tu, studente del primo anno dell'Istituto Biotecnologico, oggi laboratorio di chimica, in che attività sei impegnato? Qui possiamo vedere delle estrazioni di oli essenziali, ad esempio, cioè, si può usare ad esempio anche per fare profumi. Ecco, studente, abbiamo detto, del primo anno, perché hai scelto questa scuola? Perché finita la terza media ero molto indeciso se... cioè scegliere questa scuola perché comunque erano materie scientifiche e comunque mi piacevano, però essendo comunque una scuola molto impegnativa non ero molto sicuro, insomma. Però poi comunque ho capito che queste materie mi piacciono e quindi ho scelto questa scuola. Ecco, tanto studio, qual è la tua aspirazione? Già pensi a cosa farai magari dopo la scuola? È un sogno? Oddio, sinceramente non sono molto ancora deciso se scegliere ambiente o salute. Credo più salute per diventare medico, però non lo so.